gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione sono strumenti che ci permettono di differenziare, cercare di differenziare il più possibile le strategie terapeutiche. E già dall'esordio, diciamo, per esempio sul paziente oncologico, il paziente oncologico di una certa età, sarebbe opportuno inquadrarlo per dargli quella che noi chiamiamo una roadmap di quello che deve essere la scelta terapeutica. Scelta terapeutica che deve essere integrata in tutti quelli che è il percorso. Supponiamo di avere un paziente anziano oncologico, è chiaramente un paziente che necessiterà di una chemioterapia, che magari si va a inserire su una storia di altre terapie che il paziente acquisisce per la sua vita precedente, e contemporaneamente per l'acquisizione non solo di terapie oncologiche, ma magari farmaci contro il dolore, terapie concomitanti. Ora, tutto questo, che una volta era sicuramente prescrivibile, erogabile sulla base di un principio, proviamo e vediamo come va, oggi non può essere più fatto per vari motivi, sia perché ci sono gli strumenti per poter caratterizzare bene il paziente, sia perché il prova come va costa un fiume di risorse a tutti quanti, magari precludendo nel futuro ai nuovi pazienti di avere queste risorse. Quindi dobbiamo assolutamente utilizzare queste nuove risorse, questi nuovi strumenti per dare una sanità migliore alle persone che ci sono adesso in cura e garantire la possibilità di cura a quelli che verranno dopo.